la prima volta che Uriana mi parlò di Demetrio. Eravamo al mare, proprio qui a San Pietro, e l'Italia giocava una partita dei mondiali. Mentre mangiavamo la pizza offerta tutti gli anni da zia Anna, la sorella della nonna, Uriana disse: quanto è bello Albertini. Di lì il passo fu breve, per diventare subito una favola. Perché? Uriana la corona ce l'aveva già in testa, di fatto era stata appena eletta la più bella tra le belle, e lui era un calciatore di fatto azzurro. Così un giorno, mentre lei passeggiava con le amiche, incontrò lui in sella alla sua bicicletta. E da allora fu amore eterno di quelli e vissero tutti felici e contenti. Se tu non mi fossi qui accanto, ogni cosa di me perirebbe in rovina. Tu conforti e lenisci il dolore. No, io senza te non so stare. Senza te non m'è dolce la vita. Senza te non m'è dolce la morte. La passione per te non si placa. No, io senza te non so stare. Tutto quello che io dico, o mia roccia, non è distaccato dal bene e dal male. Sii dunque gentile e ripeti anche tu. No, io senza te non so stare. Auguri. Fa, quei due ragazzi si sono scelti, certo con quel pizzico di incoscienza tipico dell'età, ma evidentemente già con la consapevolezza di trovare l'uno nell'altra quella roccia solida di cui parla il Vangelo, su cui costruire una casa robusta e duratura.